Benvenuta, benvenuto a questa meditazione. Trova una posizione comoda, seduta a terra, gambe incrociate oppure su una sedia. Se sei seduta a terra, le gambe sono comode, morbide, puoi mettere un sostegno per il bacino, eleva la tua colonna verso l'alto, apri le spalle. Se sei su una sedia, mantieni le piante dei piedi a terra, le mani appoggiate sulle cosce e sempre questa spinta della colonna verso l'alto. E quando sei pronta, quando sei pronto, chiudi gli occhi. Ora senti il corpo morbido, presente, ben radicato alla terra. Fai qualche profondo respiro. Inspira, ampliando tutto il busto, il torace, la pancia, le spalle. Espira, lasciando che il corpo si accomodi sempre di più nell'appoggio, nel radicamento. Dopo qualche respiro completo, lascia che il tuo respiro diventi naturale. E passa in rassegna il tuo corpo, sentendo dove puoi aggiustare la posizione, spostando un poco, muovendoti. Allungandoti ancora verso l'alto, liberando dalle tensioni la zona della pancia, del torace. Sciogli anche i muscoli del viso, lascia la mandibola morbida. Senti tutta la testa che diventa leggera e libera. Il corpo è stabile. Il respiro è l'unico movimento. Questa sensazione di espansione quando l'aria entra e di rilassamento quando l'aria esce. Concediti questi pochi minuti per fare questo viaggio, un viaggio interiore attraverso il respiro, la presenza. E attraverso la tua immaginazione attiva. E quando senti che il corpo è sufficientemente rilassato e il respiro è tranquillo, inizia a immaginare questo simbolo potente, la spirale. Immagina questa spirale come se fosse disegnata in un grande prato verde e tu potessi camminare all'interno di questa spirale fino a raggiungerne il centro e con l'intenzione di compiere un rito trova l'ingresso di questa spirale e inizia a percorrere il cerchio più esterno. Metti l'intento di lasciare fuori, lasciare andare, mano a mano che cammini, tutto ciò che non ti appartiene. Un passo dopo l'altro, lascia andare le credenze, i condizionamenti, le idee, i pensieri che non sono tuoi. Forse non ne sei consapevole. Non sai esattamente quali sono queste credenze, questi pensieri, queste idee. Affidati a questo rito, a questa pratica, chiedendo di lasciare andare, di svuotare la tua mente, conscia e inconscia, da tutto ciò che è stato costruito, instillato nel corso della tua esistenza. Immagina di compiere questi passi dal cerchio più esterno e poi ancora il cerchio più interno dell'altro e di sentirti sempre più leggera, leggero. Ora lascia andare emozioni, emozioni legate al passato o paure legate al futuro.
Immagina di perderle una dopo l'altra dietro di te e di viaggiare e di camminare sempre più libero, libera. I cerchi si fanno sempre più stretti. Ti stai avvicinando al centro di questa spirale disegnata nel prato. E sai che proprio al centro della spirale troverai un tesoro, una scoperta, qualcosa di inesplorato. E con curiosità compi gli ultimi passi, arrivi all'ultimo cerchio che termina proprio in questo punto preciso. E lì, dentro a uno scrigno prezioso, giace il tesoro. Immagina di sollevare il coperchio, di vedere una luce fortissima che inizia a uscire da questo scrigno, a mandare i suoi raggi potenti verso di te e in tutte le direzioni. È il tuo tesoro interiore. Questa luce emana da una bellissima gemma posata al centro dello scrigno. Immagina di raccogliere questa gemma preziosa, di tenerla tra le mani e di portarla vicino al tuo cuore, al centro del petto. Inspira, espira, senti la luce che entra nel cuore, la gemma ti dona tutta la sua conoscenza, la sua saggezza, che è la tua conoscenza interiore, la tua saggezza profonda. Ora con questa gemma preziosa nel cuore, con questa luce che emana dalla gemma, illumina il tuo corpo e lo spazio intorno, inizierai a percorrere il cammino inverso. Dal centro della spirale porterai la luce al di fuori. Lentamente, un passo dopo l'altro. È un cammino nuovo, è una consapevolezza nuova che piano piano ti abita. Cammini con cautela, con delicatezza. Ti scopri nuova, nuova ad ogni passo. E in questa luce meravigliosa comincia a immaginare situazioni, obiettivi, persone, tutto ciò che puoi manifestare, realizzare una volta uscita dalla spirale con questo tesoro prezioso dentro di te. E così immagini di camminare. I cerchi si fanno sempre più ampi, ci vuole del tempo per uscire da questa spirale. Bisogna fare passi, saldi, bisogna mettere un intento di uscire, di essere totalmente presenti a se stessi. Metti questo intento, sentiti forte, potente e, terminato l'ultimo cerchio, torni da dove eri partita, partito. Ti giri a guardare la spirale, sempre lì, ha preso un po' della tua luce. È sempre lì ad attenderti. Ogni volta che ti sembrerà di aver smarrito questo tesoro, potrai tornare lì e troverai gemme preziose, scoperte, conoscenza da portare con te nella vita reale. Ora fai un respiro profondo. E piano piano la tua attenzione ritorna al tuo corpo fisico, alle sensazioni della pelle, alle gambe ben appoggiate a terra o sulla sedia. Ancora un altro respiro, senti le tue spalle, le tue braccia che hanno voglia di muoversi, il collo ha bisogno di sciogliersi e così tutta la tua posizione.
che piano piano inizierai a lasciare andare per tornare, quando sarai pronta, pronto, con gli occhi aperti. Ci salutiamo qui davanti a questa grande spirale, questo simbolo. Grazie, namaste, a presto.